Quando una vita umana e professionale lascia tracce profonde, allora una rievocazione non si limita a fare memoria, ma attesta e moltiplica i doni che quella stessa vita ha seminato. È il caso del premio intitolato ad Alessandra Bisceglia, giovane giornalista stroncata a 28 anni da una malattia rara, che nei giorni scorsi presso la LUMSA a Roma ha riunito cronisti navigati, direttori e giovani promesse per un confronto sul tema della comunicazione sociale nel giornalismo contemporaneo. Oltre ovviamente a premiare il talento e la creatività di chi prova a raccontare la realtà nei suoi snodi più dolenti, che spesso restano nascosti per il riserbo dei singoli e per la disattenzione di un'informazione che non riesce più a scendere nel profondo dell'esperienza umana. Doveva essere un premio sulle malattie rare, l'abbiamo però esteso giustamente, secondo me, alla comunicazione sociale, perché credo che in questo momento, in particolare in Italia, ci sia molto bisogno di comunicazione sociale, cioè di comunicazione che parla dei problemi delle persone in una chiave solidale. Quindi questo è un po' il desiderio di far crescere questo tipo di comunicazione che secondo me, secondo noi, è un po' carente anche nelle istituzioni, nei mezzi di comunicazione pubblici. Che effetto fa avere un premio per un argomento che così anche interpella la nostra coscienza, anche di giornalisti? Beh, è uno stimolo a raccontare meglio e di più le storie di chi soffre, nonostante tutto, con una forza che a volte a noi normodotati manca, riesce a insegnarci tanto. Io penso che premi come questi sono proprio quelli che danno la possibilità di parlare di questo tipo di tematiche. Ad esempio il problema di Erika, la ragazza sulla quale ho scritto l'articolo, soffre di una malattia rara, lei prova tutte le emozioni che proviamo noi, ma non essendoci ricerca a riguardo, non essendoci centri di accoglienza, spesso si ritrova ad esempio con ragazzi autistici e i bisogni sono diversi. Parlare di queste cose, affrontare queste tematiche sicuramente sprona i colleghi, ma proprio la società, ad affrontare questo tipo di problemi e a trovare delle soluzioni. Il giornalismo oggi va sicuramente ripensato, perché con tutti i nuovi mezzi di comunicazione è tutto cambiato rispetto a come abbiamo concepito il giornalismo dal dopoguerra a oggi. C'è una legge che lo regola, che è del 63, che ovviamente non sapeva tutto quello che sarebbe successo, e quindi diciamo è chiaro che vanno riscritte le regole, vanno fatte rispettare delle nuove regole che si adattino ai nuovi mezzi di comunicazione, ai nuovi modi di fare giornalismo.